Quando vi arriva la lettera dell'ASL con un appuntamento per lo screening, accettate. L'esame è gratuito e abbatte le liste d'attesa. Per ogni dubbio chiamate il numero verde, anche se la lettera non vi arriva. La vostra salute è una mia responsabilità e io ve lo garantisco. Si chiama screening e salva la vita. Lo screening salva la vita è lo slogan della campagna lanciata ieri mattina nella sala convegni dell'ospedale Mazzini di Teramo dall'azienda sanitaria locale. Lo spot presentato durante l'incontro vede 5 sindaci protagonisti nella duplice veste di donna e rappresentanti delle istituzioni. Cristina Di Pietro, sindaco di Civitella del Tronto, Tonia Piccioni di Alba Adriatica, Rosanna De Antonis di Castel Castagna, Alessandra Lucia Ricchi di Tortoreto e Silvia D'Agostino, commissario prefettizio di Pietracamela. La campagna della ASL punta ad una maggiore sensibilizzazione sul controllo e la prevenzione dei tumori al colon, alla mammella e all'utero, tre dei principali killer tra le forme tumorali, ma tutte malattie che possono essere prevenute e combattute con una diagnosi preventiva, organizzata e a basso costo rispetto alle cure. L'obiettivo è alzare l'adesione allo screening che, dati al 31 ottobre, registra discrete percentuali per la mammella e l'utero, rispettivamente 43% e 37,5%, denunciando, tuttavia, un dato assolutamente modesto per quanto riguarda la prevenzione per il colon retto, 7,9%. Abbiamo avuto in passato dei risultati deludenti, anche sulla risposta allo screening, alla chiamata per lo screening, in parte anche per colpe nostre. Oggi vogliamo cercare di migliorare e con questo spot fatto con le donne che oggi rappresentano i ruoli istituzionali nella provincia di Teramo e quindi anche nella ASL di Teramo, e cioè i sindaci, le sindache donne, crediamo in qualche misura anche di colpire, di sensibilizzare le persone, il cittadino che guarda questo spot e che in qualche misura forse riuscirà a comprendere un po' meglio che lo spot a volte salva la vita. Si chiama screening e salva la vita.